Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi vi parlo di queste luci a LED da esterno perfette da utilizzare in giardino, su un terrazzo, su una tenda da sole o una pergola. Sul canale ho già portato un video di luci simili a queste, che sono le Twinkie Festoon, di cui vi lascio il link qua sopra se non l'avete ancora visto. Quelle erano luci LED RGB, quindi un po' più particolari rispetto a questo modello, che invece sono luci IP65, quindi perfette da utilizzare in esterno, ma sono luci a 2700 Kelvin, quindi con una luce solo bianca, più calda. Con 31 metri di luci abbiamo una copertura veramente ampia, adesso si vede ancora poco, tra poco lo vedremo in notturna, però sono riuscito a illuminare la parte della tenda e tutta la staccionata è stata illuminata fino ad arrivare dalla casetta. In confezione sono presenti 30 lampade, anzi precisamente sono presenti 32 lampade, di cui 30 sono installate qua sulla stringa e sono quelle che vedete in questo momento, mentre due sono quelle di ricambio. Sono lampadine a basso consumo da 1 watt, quindi 30 watt il consumo della stringa. Il bulbo è realizzato in plastica, quindi è infrangibile e soprattutto non ingiallisce se le lasciamo sempre all'esterno e quindi a contatto con pioggia e sole. In questo caso io le ho posizionate qui sulla tenda da sole incrociate in modo tale da illuminare la zona sottostante dove potrei posizionare un tavolo per mangiare, e poi l'altra parte di striscia l'ho posizionata invece su tutta la ringhiera del giardino per andare a illuminare il giardino anche di sera. Vediamo quanto illuminano queste luci. Qua siamo con luce spenta, adesso andiamo ad accenderle e come vedete vanno a illuminare la zona del tavolo, la zona del giardino circostante. Vado nuovamente a spegnerla così vi rendete conto, con luce accesa e con luce spenta, qual è la differenza e come queste luci, in realtà solo una parte di esse, riescano comunque a illuminare in modo ottimale l'ambiente sottostante. Come vedete non sono solo decorative, sono luci perfette da posizionare in giardino come in questo caso, ma anche ottime per delle feste, dei barbecue e dei party che possiamo organizzare all'aperto in un giardino, su un terrazzo o in un patio esterno. È possibile collegare fino a 12 stringhe, quindi possiamo coprire veramente tantissimi metri, ma soprattutto l'utilità di andarle a collegare con altre stringhe, quella poi magari di andarle a posizionare in modalità zigzag come abbiamo fatto noi su questa tenda, per andare a coprire delle zone e andarle a illuminare ancora meglio e avere quindi un patio esterno, una zona particolare del giardino ben illuminata. Il cavo di alimentazione è lungo 1,5 metri e la distanza tra una lampadina e l'altra è di 60 cm. Le lampadine presentano un attacco E14, sono come vi hanno detto sostituibili. Nella parte superiore le luci presentano questo gancetto che le rende perfette da appendere, quindi potrete anche andare a realizzare una soluzione con dei ganci e delle corde per andare ad appenderle e a toglierle quando volete. Oltre alle luci, all'interno del kit sono presenti anche delle fascette che ci permettono di andare a collegare facilmente le luci in diverse zone della vostra casa. Purtroppo non dispongono di un temporizzatore, quindi sarà necessario collegarle ad esempio a una presa intelligente da esterno o da interno a seconda dove andate a collegarle, o volendo a una presa con sensore crepuscolare o con temporizzatore per andarle ad accendere a determinati orari. La striscia LED che vedete qua sotto non fa parte del kit di luci, ma di questo avevamo già realizzato un video, ve lo lascio qua nelle schede se non l'avete ancora visto. Come al solito, se avete delle domande per questo kit di luci potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate, mettete un mi piace, per voi è gratuito, per me è molto importante per riuscire a portare sempre nuovi contenuti e nuovi prodotti. Per questo video con le luci a LED da esterno è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico.